18 soggetti sono presentati a 9 maschi e 9 femmine. Il gruppo rappresenta il tipo del padre. Il dimorfismo tra i sessi è chiaro. I soggetti sono uniformi. I discendenti sono ai limiti della taglia. Le femmine sono più profonde. Sono tipici, con buona ossatura e sono solidi. In alcuni casi l'ombra dovrebbe